Lelio Fanelli, presidente della delegazione Tre Carrare di Confcommercio Taranto. È stato proprio qui a Tre Carrare, in via Cesare Battisti, che è scoppiato il bubbone, tra virgolette, dei cordoli. Ma, come detto ripetutamente, non si deve spostare il problema sulle difficoltà dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i commercianti su questa vicenda. Questa è solo la punta di un iceberg rispetto a un dialogo che non c'è. Cioè, non c'è assolutamente. E siamo arrivati a questa esasperazione proprio da un momento, voglio dire, anche di rabbia, perché sono anni che inseguiamo l'amministrazione per cercare di trovare, come dire, la quadra sugli intenti, per cercare di trovare la risoluzione di tanti problemi, ma così non è. Anche in questo caso c'erano stati concessi 15 giorni per poter riunirci noi, trovare la soluzione e comunque dare delle alternative su quello che era il problema da risolvere, ma così non è stato, perché noi il martedì sera, a distanza di appena 2 giorni lavorativi, abbiamo indetto un'assemblea, abbiamo portato 140 persone in assemblea più un altro centinaio in delega, per poter trovare delle alternative, cosa fatta che avremmo poi sottoposto all'amministrazione comunale. Non è stato così, perché la mattina dopo alle 6:30 mi chiamano perché stavano montando i conti. Un blitz in piena regola. Sostanzialmente un blitz, e se vogliamo c'è stato anche di peggio nel momento in cui all'1:30 di notte sono venuti a montare i cordoli, dove anche dei residenti preoccupati si sono affacciati, hanno chiamato le forze dell'ordine temendo chissà cosa stesse succedendo per i rumori. E io vorrei un attimino solo pensare a quello che invece succede ogni mattina sui rondò che stanno realizzando. Pensiamo a quello di Viale Trentino con Via Umbria, il disagio che provoca, però i cordoli hanno messo alle 1:30 di notte, guarda un po'. E poi c'è questa situazione davvero pesantissima dell'abusivismo. Proprio via Cesare Battisti e Traverse e via Mazzini e quant'altro sono preda di abusivi, però lì decisioni non vengono prese, stranamente. Certo, il problema è proprio questo, perché si sta tirando l'attenzione sui cordoli quando le problematiche sono tantissime. Io non voglio più parlare dei cordoli, perché questo rientra su un discorso molto più ampio, sulla viabilità, sulla realizzazione dei parcheggi, su quella che è la mobilità intera, ritornando al piano urbano di mobilità presentato 10 anni fa, costato 200.000 euro, però che non ha sortito nessun risultato, in quanto si continua a lavorare a spot, si continua a lavorare a interventi momentanei, si naviga a vista senza una programmazione. Questo sostanzialmente succede. L'abusivismo è diventato una piaga enorme, sono raddoppiati gli abusivi, però si dà più spazio a, non lo prendano come un'offesa, a 50 persone dei ferrovecchi che bloccano il ponte girevole. Noi invece veniamo chiamati mafiosi e ci dobbiamo ritrovare la Digos perché 10 colleghi in quel momento stanno manifestando un disagio. Questo è quello che è successo.